con Vasco e Monica decidiamo di andare a visitare i castelli croati, dato che in quelle zone il tempo sembra migliore che altrove. Dopo la noiosissima autostrada fino a Trieste, arriviamo in Slovenia, dove scegliamo di percorrere le strade interne per goderci i bei panorami collinari e montani di questo paese. Troviamo infatti degli scorci interessanti e un laghetto molto carino e poco frequentato. Passiamo la frontiera con la Croazia e ci dirigiamo verso l'agriturismo dove abbiamo prenotato per una notte. Seguiamo il navigatore su stradine collinari sempre più strette, tanto da venire attanagliati dal dubbio di avere sbagliato l'impostazione della meta. Facciamo un atto di fede e continuiamo e alla fine veniamo premiati vedendo il cartello dell'agriturismo. Ma si sale ancora! Come un miraggio finalmente ci siamo! È veramente fuori dal mondo. Ci si deve un po' adattare, ma la cena tipica casalinga croata ci mette in pace con il mondo. Riprendiamo il viaggio sotto un cielo grigio, ma non minaccia pioggia. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Il castello di Veliki Tabor, risalente al XII secolo, ci appare all'improvviso sulla cima della collina ed è proprio una bella vista. L'aspetto attuale risale al XVI secolo e, come si può vedere, è stato perfettamente ristrutturato alla fine degli anni Ottanta. Anche se forse ha perso un po' il fascino dell'antichità, resta comunque una struttura di notevole pregio. Si riparte attraversando delle dolci e incantevoli colline. Arriviamo al castello di Trakošćan troppo in fretta. Ci stavamo davvero divertendo. Il castello di Trakošćan, una costruzione del XIII secolo, è situato in una posizione fantastica, posto sopra una collinetta che sovrasta un bel lago. Sia gli interni che gli esterni sono perfettamente conservati e le stanze sono splendidamente arredate. Questo luogo meriterebbe la sosta di una giornata, ma questo non è il nostro programma. Un po' ingannati dalle foto trovate su internet, ci facciamo più di 120 km in mezzo alla desolazione per raggiungere il castello di Durdebac, che scopriamo essere adibito a sede di un ristorante. La vista è sì carina, ma non meritava un allungamento così importante del tragitto. Un po' delusi, ci dirigiamo verso Zagabria, dove passeremo la notte. Come di consuetudine, una passeggiatina in centro, una buona cena e un buon letto. Oggi si rientra passando per la rocca di Medvedgrad, poco distante da Zagabria. Ci aspetta un'altra delusione. La rocca è in completa ristrutturazione ed è impossibile avvicinarsi. Riprendiamo quindi la via di casa. Da Karlovac prendiamo la 3 fino a Rijeka. Non è una strada panoramica, ma la guidabilità è fantastica, è una giostra e il divertimento è garantito. Giunti a Fiume, prendiamo la strada che porta alla frontiera di Gelovica.
È una strada strettina, ma immersa nel verde e praticamente deserta. Arriverete a Trieste senza accorgervene. È stato un bel viaggio. Si poteva ottimizzare meglio, ma col senno di poi sono bravi tutti.